Salve a tutti ragazzi, qui è Blari della Gang del Tubo e oggi sono in compagnia di Barbara, la fidanzata. Ci troviamo su The Sims 4 perché abbiamo deciso di fare una cosa particolare. Io creerò il suo personaggio e lei creerà il mio di personaggio, in modo da proiettare le nostre vite all'interno del mondo di The Sims. Che cazzo è? Non mi interessa. All'interno del mondo di The Sims. Quindi inizio io. Vai. Mi sono un maschio. Okay. Allora, prima di tutto. Sì, ora ti esci con infiniti tutorial, secondo me. Non mi interessa perché tanto mi ha già deciso a giocare. Ma non mi mettere questo capello, ma lo vedi che non è per niente uguale al mio? Ma non dire due zie. Ma cosa non dire due zie? Allora, un po' più scuri. Queste orecchie fanno proprio schifo. Certo, sembra un cazzo di cinese. La barba. E questa comunque. Ok. Perché sembra un cinese? No, non si vede. Cioè, non ho nulla contro i cinesi ovviamente, però. Ok, però tu non ti vesti così. Sappilo. Anche perché sembra frocio. Tiera, questa. Mio Dio, me l'anoressico. Troppo secco. E non sei così muscoloso. Certo. No, vabbè. Ok. Diciamo questa è stata buona. Non c'hai proprio per niente culo. È stata buona. Ok, pantaloni. Tu ti metti sempre i pantaloncini. Infatti quelli dobbiamo andare a cercare e li mettiamo così, le scarpe queste, però te le metto nere. Ok, yeah, guarda che cazzo di zigomi mi hai fatto, ma che cos'è? Sembri Kim Kardashian. Rendi conto, almeno allargami la mascella se mi hai fatto lo zigomo grosso. Va bene? Sei proprio sexy così. Ok. Formale. No, mettiamo il completo intero. Ok. Questo. Va bene. Sportivo. No. Mettiamo la felpa. Mettiamo. Perché tengo le ballerine? Non so ballerina. Ma che sono queste cose? Non lo so, non te le ho messe. Ma sono cose da. Non lo so. Sti consigli. Non voglio sapere. Ok. Da notte. Allora, iniziamo a togliere la maglia e queste. Il box pure va bene così, secondo me. No, è brutto. 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 Meglio questo. Che cazzo cambiavo? Meglio. Ma che cazzo è? Senti, non li ho fatti io questi vestiti. Allora, ti voglio trovare una giacca. Giacca di pelle, però nera. Ma io formale non l'ho visto. Quello di prima. E non l'ho visto. Dopo te lo faccio vedere, madonna. Ok. E queste. Bene? Sei soddisfatto? Certo. Costume da bagno va bene. Allora ripetiamo, quotidiano, formale. Ma poi avanti non perdiamo tempo. Allora i tratti, popolarità, leader della comunità. Allora, attivo. Sei attivo. Sei ordinato. E amicone. Poi la camminata. C'è questa camminata qua. Ok.
Sembro tipo il pappone del paese. Allora, Carmine è pronto. Sembro il pappone del posto. Sì, infatti, sì. Questo farò come mestiere, pappone. No, vai avanti. Ragazzi, adesso nei commenti scrivete i nostri mestieri, così è più divertente. No. Cosa? No, sì. Vai avanti. Non vi preoccupate. Scrivete. Cioè, io non sono un uomo. Secondo me sei asiatica. No, molto. Ma cosa? Ma sono brutti. Che cazzo, sto cazzo fa schifo. Allora. Cambiami proprio il viso. Già è più bellina. Anche gli occhi mi piacciono. Se mi fai gli occhi azzurri non mi offendo. Certo. Sto pensando l'altro ieri. Ma guarda che io sono nata con gli occhi azzurri, quindi potresti, cioè, anche me li fare. Sono castani chiaro, quindi non rompere le palle. Adesso sono castani chiaro. Non rompermi le palle, eh? Che cazzo è? Però questi scema. Così. Ma prima ce l'avevo più belli, capito? Sono uguali a prima. Ah, ok. Sono identici. Non si vedevano da davanti. Gli occhiali. Abbiamo detto sono uguali a prima perché abbiamo, si è chiuso tipo due volte sto gioco del cazzo. Perché tu non sai giocare. Io. È un gioco di merda. Ok, poi fa vedere un po'. Oh! Sentendo col naso. Ma che cazzo vuoi? Io è uguale, ti manca solo la pappagorgia. Tu ce l'hai la pappagorgia. La collana tu ce l'hai, una collana. Certo. E certo. Se non ci sta quella che ti... Ovviamente. Cioè, oddio, sta questa alla fine che... No. Ma sei proprio uguale, identica. È questa, dai, con il cuore. Gli orecchini, bello. Così. Gli orecchini, il cazzo. Gli orecchini, questi, li facciamo dorati. Ok. Sei attento al vestiario. Fate un po' le tette come stai messe qua. Non so troppo. Scusa, è vero. Ok. Vestito, tu di solito ti metti vestitini quasi sempre. Però, ci mettiamo. Ma è tipo quello che tieni adesso questo. Però è blu. Vabbè. Mettiamo. Magliettina, dove stanno? Pingieri. Ma devi andare qua, bello. Ah, ok. Allora, magliettina. Mettiamo questa. No, fa cagare. Letteralmente fa cagare. Però top non ci stanno più. Sì, amore. Gisella, eccolo qua, ecco fatto, fatto. Perché io vado, esco così. Ogni tanto lo fai. Ma quando mai? Mai? Così volevo metterci. Posso metterci la salopetta? Guarda, sì, che non sta. Te la fare mettere così, bello. Scusa, la salopetta non va sopra. Ma non c'è. Maroma, che gioco di merda! Manco la salopetta, porta. Allora. Questo è quello che tieni. Cristo di Dio, Cristina. Cioè, Valena. Io ci ho messo 2 secondi a crearti, tu ci metti 3 anni. Perché è complicato. Poi dici che perdiamo tempo. È complicato. Questa maglia fa schifo. Decido io come ti vesti. Hai capito? È rotto il cazzo. Eh? Sì, senza pantaloni. Guarda, secondo me si potesse fa. Vedi, io c'ho gusto a differenza tua. Le scarpe di te. Sembra la classica prostituta del violone. Grazie. Ma è vero. E sedere non me lo. Ma no, che vuoi? Non me le metto io queste scarpe, nemmeno queste. No. No, che scarpe ti metti tu, eh? Fuori da ginnastica, con le Converse, ma non mi metto mai le ballerine. Sembra che non esci mai con me. Guarda, tu tenevi le... Le Converse non ci stanno. Sì che ci stanno. Femminili. Sì, le vedo io da qua. Dove sono? Quali sono? Rosa? No, no, non me le metto rosa. Ma cosa c'entra il blu con come sto vestito? Cioè, che cambia, non lo so. Gli anelli. Allora, gli anelli, gli anelli, gli anelli. Dove si mette gli accessori? Qua. Qua. No, anelli. Ok, va più che bene. Va più che bene. Bracciali. Cioè, perché devi riempirti di monnezza? E questo prova addirittura. Quello che mi di monnezza. Ah, ok, va, e bene il tatuaggio.
Dove si mette? No, vabbè, non me lo metto. No, dove si mette? Che metterlo? Qua deve andare. Qua. Ma non ci sta quello che ho io, quindi non si può mettere. Mi sa che te non te l'ho messo il tatuaggio. Bravo. Vabbè, non fa niente, tanto non ci sta, non me lo metto, me lo metto, me lo metto. Yeah, andiamo avanti, andiamo avanti. Ok. Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, questo è il quotidiano. Ok. Giusto? Sì. Ok. Mo. Formale. Formale, dove stanno i completi? Qua. No. No. Qua. Questo non mette questo. Al limite delle idee. Non esiste proprio. Allora. Ma. Ma mi spieghi perché mi devono vestire in questa maniera? È bellissimo, cazzo. Non vestite le scarpe come ho fatto. Così? Ma è brutto. E scelto il vestito più brutto. Ma se ci. Non mi metti i vestiti lunghi adesso. Sono vestiti così carini sopra, li devo scegliere i peggiori. Le scarpe però cambiano. Le scarpe mettiamo le scarpe nere. Ok. Anche se non li metti mai, tacchi. I capelli però io non li porto legati alle feste. No. Cioè devi cambiare pure i capelli. Certo. Come li porti? Devi farmi una treccia. Una treccia. Ok. Io non lo so. Sportiva. Allora, tu non sei per niente sportiva. Questo lo dici tu. Certo, lo so perfettamente. Tu non sei per un cazzo sportiva. Mettimi la tua. Dove sta il set? Wow. Questo. Sì, però non viola. Mettimi la nera. Che schifo, mio Dio. È che prima. Schifo. Ok. Ok, poi da notte. Sì, proprio così io mi vesto. Oddio! È il mio più bel pigiamino. No, vorrei pantofole, più o meno c'è queste, dai. Sì. Sono quelle di Minnie. No, in realtà sono così. Ah. Rossa. Ok. Questo pigiama mi piace. Tu non dormi, tu dormi così. Come dormo? Cioè, più o meno è questo. Mettimi così. Ovviamente con i capelli sciolti. Diciamo così. No, così dai. Capelli sciolti, cioè devi cambiarti i capelli ogni volta per fare qualche certo cazzo. Certo, non dormo con i capelli legati, che dici? Cioè, la cosa per i tuoi capelli aumentano di volume ogni volta che... Ah, certo. Non lo sapevo. Ok. Al massimo così. Okay. Almeno la lunghezza è più, okay, più credibile. Ok. Poi? Che ci sta? La festa. La festa. Ma pure nelle feste ti vesti, cioè ti vesti di solito. Ok. Scarpa con i tacchi. Mettiamo. Potresti mettermi questi con un colore diverso. Ah. Io ti metto questa. Così. Ok. Vedi? E i capelli. Tu non capisci un cazzo e tu hai rotto il cazzo così. Io poi gli occhiali li porto solo una volta, non li porto. Che belli questi capelli. Ma se poi ti posso fare il melone? No. Vabbè, vanno bene, andavano bene. Okay. Giusto gli occhiali, perché se no rompe le palle pure per gli occhiali sempre. Okay. E comunque. Mio no, no, Dio. No, 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 per il formale va bene, era solo per la festa. No, tu li metti gli occhiali sempre, perché tu sei ciecata, quindi. Ma metti non gli certo quando vado a correre, che dici? Mi hai sempre tenuti, quindi non dire cazzate, non devi a correre con me. Non la te retta, è pazza. Non so, sono cambiati pure gli occhiali. Sono questi. Cambiare di posizione. La notte non li metto a dormire. Che dormo con gli occhiali? E tu sei ringoglionita, che cazzo ne so. Ok, in piscina nemmeno li metto gli occhiali. Ok. Sì, vado in piscina così io al mare. Vabbè, cioè. Sono dettagli, cazzo. Costumi da bagno. No, qua. Allora. Così, questo colore è carino. No? Sì, sì. Non ci sta uguale alla regina. La devi cercare. Penso che sia questo, però. No, amore. Questa è militare, quella è a righe. La devi cambiare sopra. Quindi questa è la parte di sopra. Mm. Ovviamente non di quel colore. Vabbè. Così. Ah. Ok. Ok, sei. Sì, io esco così.
Aspetta, ma non puoi aspettare un po'? Dormi un poco. Muoviti. Madonna. Sei. Non sei per niente popolare. Non conosci un cazzo. Cioè, al massimo tu puoi essere famiglia. Fai famiglia. Famiglia. Progenie di successo. È una famiglia che ottenga il successo nella vita. Grande famiglia felice. Quale vuoi? Scegli tu, mi stai facendo tu. Amore, mettiamo amore, andando per. Anima gemella. Po. Allora, buona. Va bene. Va bene. Va bene. Allora sei allegra. Ci sei pure a pensare. È ovvio perché non è vero poi certe cose. E ultima. Ma sei il cretino, è saltato pure. Vabbè, che cambia. Pigra. Non è fatto vero. Non è fatto vero. Vabbè, dai. Mettimi almeno da quotidiano. Ci aspetti. Ok. Ok, devo fare qua, giusto? No. Sto divenendo. Sì. Gioca. Sei ringoglionita. Ah. Però mi sa che io e te non siamo sposati qua. Una colpa e non tua. Siamo nemmeno fidanzati. Buono, almeno posso fare il pappone. Ok. Mi devi chiedere di sposarmi. Io non ti chiedo manco il cazzo. Scegliamo una casa bella. Allora, ragazzi. Noi... trasferimento. Aspetta. Abbiamo bisogno di trasferirci. Allora, noi, visto che il video sta durando già un botto, ci trasferiremo. Ok. In una casa bella. E io diventerò un medico. Allora, una prima cosa dove vogliamo andare? A Magnolia. Allora, a Magnolia no. Windenburg. New Crest. Qua. Ok. Allora. Nuova Crista. Ma non c'è un cazzo, qua è tutto da costruire. Allora no, torno indietro, non c'è più abbastanza. Aspetta, facciamo così. Facciamo così. I soldi li possiamo avere volendo. I soldi li possiamo avere. Scegliete voi nei commenti. Intanto io incomincio a comprare questo lotto. Ma che va, recupero i soldi che ho speso e ci trasferiamo. No, dai, scegli un altro. Cioè, se vogliono, se loro dicono che costruisci tu la casa. E poi ce la costruiamo, qual è? Se ci abbiamo i soldi non è quello il problema, ci abbiamo tante case, la una la vendiamo. Allora andiamo qua, Willow Creek. Mi sta tanto di Dawson Creek. Prima casa. Allora, scegliamo una casa carina. Allora, qua c'è un letto e un cesso. Non mi piace. Un letto e un cesso. Allora mi piace più questo. Un letto e un cesso. No, due letti. Allora mi piace questo. Questo ha due letti. Non si può vedere dentro? No. Trasferiamoci. Già mobiliata, è vero. Che non abbiamo i soldi per i... Siamo poveri, voglio, siamo poveri proprio. Infatti è meglio che ti trovi un lavoro. Altrimenti... Faccio lo youtuber anche là dentro. Chi mi mantiene? Ah, ovvio, ovvio, ma che pure. Ah, questo spiega tutto il cazzo, ma tanto ci sei la casa. Ok, lei... Allora, ragazzi, questa è la nostra casa. Abbiamo una mini cucina. Questo... Quando basta. A cagare. Con una televisione, un piccolo divano. Quella la chiami televisione? Aspetta. Il bagnetto, una cameretta e una camera da letto. Vedi, abbiamo anche la stanza per gli ospiti. Ma dove è questa stanza degli ospiti? La cameretta! Ma questa è la stanza per nostro figlio! Perché già abbiamo un figlio. No, quando non siamo la faremo. Nemmeno sposati. Sì, però è povera di elettrodomestici, a me serve la cosa per il caffè. Allora, vabbè, ma sono 8.000 euro ancora. 8.000 simleoni. Allora, perché si chiamano simleoni. Allora, iniziamo a fare una cosa bellissima. No, ci fermiamo qua. Fammi diventare prima la carriera. Non abbiamo nemmeno il computer, fammi comprare il computer, sennò dal giornale è brutto. Compriamo il computer? Ce la facciamo di sort? Sì, quanto può massare un computer qua dentro? Sì, lo so. Va bene, ci so giocare. Andiamo qui. Allora andiamo nello studio, computer, prima di tutto ci possiamo comprare un computer piccolo. C'è un computer di merda, però ma ci serve una piccola comprare. Scrivania che metteremo nella stanzetta degli ospiti, tanto ma già ci sta la scrivania. Non è una scrivania, è il coso per i vestiti. Scusa, ma metti da qua la scrivania. Dai, il computer serve a noi per adesso. Una scrivania... $300.
Sì, pigliamo le schiavine che costano un botto, mi raccomando. Ma queste fanno un po' schifo. Ma, ti serve solo per il computer. Vabbè, neanche questa qua. Vabbè, no, questa qua. Mettilo in modo che sì, ma riesce a passare. Passa, non ti preoccupare. Senza computer, asage. 4000. E facciamo questo qua 2000. Fa un po' schifo. La sedia. E un attimo. Ma no, è assurdo giocare una in questa modo. Una piccola sediolina, questa per il computer, va bene. Questi non passano. Ma come non passa? Guarda, ci passa un reggimento di soldati. Poi questo è diverso da disegno. Questi non hanno neanche il comodino. Dove li appoggiano le cose? Niente, non abbiamo i soldi per adesso. Ok. Dobbiamo fare presto. Il video sta durando troppo. Allora, aspetta. Cerca lavoro. Già stavo parlando con te. Sta puttana. Oh! Allora medico. Faccio medico. Ok. Metti pure a me. Guardalo quanto è disgraziato il mio. Metti pure a me, io sono YouTube. Sta parlando con me. Non devi socializzare con certe persone. Ah, giustamente, se io non me ne vado proprio per 2000. Cioè, così la mandi già a 2000 sta cretina. E se non si muove? Lui non cercherà mai il lavoro. Ok. Cerca il lavoro. Ma cosa? Vediamo lui che farà. Allora. Detective. Agente segreto. Medico scienziato. Questi qua sono quelli là in cui puoi andare a lavoro con loro. Invece da questi in poi non ci puoi andare a lavoro con loro. In che senso con loro? Cioè, lavori proprio. Se sei medico curi le persone, se sei detective scopri chi ha ucciso chi. Ok, e scegli tu, dai, io. Agente segreto, astronauta, atleta, guru tecnologico, intrattenitore, pittore, scrittore, uomo d'affari. Facciamo guru tecnologico, stai vicino al computer, la cosa che ti piace fare, ok. Perfetto. Allora ragazzi, io penso che il video possa finire qui. Quindi okay, salva. Mettiamo pausa così. Ok. Salva. Aspetta, salutiamo. Allora, da Brady è tutto, da Barbara è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao. Bella.